Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbe, sono qui oggi a presentarvi quello che è il mio broker, però prima di partire ci tengo a ringraziare molto The Trading Game che è lo sponsor di questo video. Ci tengo a precisare che Trading Game è un'applicazione disponibile per App Store e Play Store che vi permette di semplicemente, come possiamo vedere qua nel video di presentazione, vi permette di imparare, che è una cosa importantissima di questa applicazione qua, vi permette di imparare tramite un conto demo, provare a fare trading su qualsiasi cosa, su Bitcoin, su materie prime, su tante cose, è semplicemente un conto demo che vi permette di appunto imparare a fare trading. C'è una sezione in cui potrete anche imparare il Forex e il trading in generale, appunto nella sezione Learn, ovvero imparare. Ovviamente c'è una sezione dedicata completamente in italiano, visto che questa applicazione qua è disponibile in 9 lingue, tra cui anche quella italiana, io l'ho provata. Mi è piaciuta molto il fatto che non solo fosse un'applicazione per imparare, ma è anche un'applicazione per provare a mettervi in gioco. Infatti, c'è, oltre alla sezione Learn, c'è anche la sezione che vi dicevo prima, che vi permette di provare a fare trading su criptovalute, su forex, su materie prime e tante altre cose. Vi lascio comunque tutti i link in descrizione, sia per scaricare l'applicazione su App Store sia su Play Store. Detto questo, oggi, regà, vi voglio portare quello che è il mio broker ormai da circa 8-9 mesi, ovvero Trading 212. Ci tengo a precisare che questo qua non sarà un video tecnico, perché? Perché già altri miei colleghi lo hanno fatto, tra cui vi consiglio il video di Karim e il video di Darko, che vi consiglio di andare a vedere. Oggi però vi voglio parlare di quello che è Trading 212 all'atto pratico. Questa che vedete è la schermata vecchia, io attualmente però sto utilizzando quella nuova, che possiamo trovare su Passa la nuova app, ovvero la beta. A me la beta piace particolarmente perché è molto simile all'applicazione. Come potete vedere qua, vi ho voluto fare vedere l'applicazione in sé perché vi voglio spiegare quello che è già una particolarità di Trading 212 rispetto a broker come Fineco, ad esempio, ovvero il fatto che Trading 212 non offre un portafoglio multicurrency. Questo cosa vuol dire? Che non potrete detenere all'interno di questo portafoglio attualmente valute diverse. Io, ad esempio, ho il portafoglio solamente in euro e quindi tutti gli scambi che faccio vengono fatti in euro, quindi quando compro un'azione in dollari devo pagare il tasso di cambio e quando vendo un'azione in dollari devo pagare il tasso di cambio di nuovo per farlo arrivare in euro. Questo a mio avviso è sì uno svantaggio, se devo essere sincero però con costi di tassi di cambio così bassi non noterete manco troppo la differenza. Detto questo però, una cosa che voglio farvi vedere è il fatto del essendo che non avete un portafoglio multicurrency, vi dà in automatico quello che è il vostro controvalore in euro. Io, ad esempio, detengo il mio portafoglio sia su Trading 212, però tengo tutto anche su Wallmine, che è semplicemente un sito dove potete inserire il vostro portafoglio e vi fa vedere quello che sono la vostra diversificazione e tante altre cose. Qua, infatti, posso vedere quello che è il guadagno in dollari. Infatti, come potete vedere, io attualmente sono in profitto di circa il 13% in euro, però ho purtroppo comprato tanto quando il cambio era all'incirca 1,13, adesso il cambio è 1,17, quindi quel circa 3-4% attualmente non lo sto perdendo, però finché non vendo a me non cambia nulla. Quindi il reale mio controvalore sarebbe di un circa 19%, quindi starei facendo un circa un 19%. Tenete presente però che la percentuale che trovate qua non tiene conto appunto dei dividendi e delle plusvalenze. Infatti il valore delle plusvalenze lo troverete qua all'interno di questa sezione qua, in storia. Andrete su, qua vedete in generale, vedete il rendimento totale, cioè le plusvalenze che ho fatto sono di circa 172 euro, i dividendi sono di 69 euro e quello che ho depositato è di circa 10.000, se non ricordo male, 10.600 euro all'incirca. E qua in questa sezione qua dividendi trovate tutti i dividendi che potete ricevere. Ci tengo a precisare che avete la possibilità sia io sia voi di ricevere un'azione completamente gratuita. Infatti se utilizzate questo broker qua per la prima volta e lo fate tramite il mio link che trovate in descrizione, nel momento in cui depositerete anche solo un euro riceverete un'azione gratuita voi di un valore massimo di 100 dollari e un valore minimo di 1.
all'incirca io le sto trovando tutte all'incirca di $10 e ogni volta che le riceverete voi le riceverò anche io. È un modo per supportarci a vicenda. Poi, una volta che siete iscritti, potete farlo anche voi, ci potete linkare il broker a un vostro amico, quindi secondo me avete possibilità di ricevere buoni guadagni. Detto questo, però, passiamo a quella che è l'usabilità dell'applicazione. A me fa impazzire, cioè la trovo veramente troppo troppo bella. Mi fa molto piacere il fatto che qua possiamo, una volta cliccato su qualsiasi azione, sulla destra abbiamo il grafico con il tratteggiato dove siete entrati voi. Io purtroppo su Abvi sono entrato all'incirca un paio di volte intorno a questa fascia qua, quindi infatti sono in negativo. Qua potete vedere il numero delle azioni. Detto questo, Trading 212 offre anche azioni frazionate. Questo cosa vuol dire? Che non sarete obbligati a, ad esempio, come potete vedere qua, su vediamo tipo vediamo Amazon. Io purtroppo non ho abbastanza soldi per comprarmi un'azione di Amazon così di getto. Infatti, ho comprato un po' alla volta, sono arrivato ad avere all'incirca un 450 euro in Amazon, sto guadagnando il 15% e ho un prezzo medio che si trova all'incirca qua, quindi molto buono. E secondo me è il grandissimo vantaggio di Trading 212 rispetto agli altri broker. Per quanto riguarda i dividendi, per chi se lo stesse chiedendo, si ricevono il giorno dopo rispetto a quando le società effettuano il pagamento del dividendo stesso. Quindi, se mettiamo caso che Apple stacca, paga il dividendo il 13 ottobre, voi riceverete il dividendo su Trading 212, lo riceverete una notifica, ma lo trovate su Storia Dividendi il giorno dopo. Per sapere quando una determinata azione stacca il dividendo, basta semplicemente cercate Apple Dividend, cercate all'interno di... Questo, io utilizzo solitamente Nasdaq perché mi sembra quello più affidabile. Entro qua, vedete che il ex dividend date è questo qua. Però il payment date o il payout date, come preferite chiamarlo, era questo qua. Detto questo, oltre vabbè al fatto che vi consiglio comunque di vedere altri video su Trading 212 dove si parlano di tecnicismi, però una cosa che voglio dirvi comunque è il fatto che è una piattaforma a costi di commissione zero. Quindi ogni volta che effettuerete una transazione non pagherete commissioni né nel momento in cui acquistate né nel momento in cui vendete. L'unica cosa che pagate ovviamente è lo spread, ma quello lo trovate su tutte le piattaforme. E per sapere a quanto ammonta basta semplicemente che entrate qua sotto, su Apple, andate qua sotto, ad esempio il prezzo a cui voi vendete è questo qua, quindi 124,26 dollari, e quello a cui comprate attualmente vabbè è 29. Quindi lo spread lo trovate qua. Per quanto riguarda i grafici, io non utilizzo Trading 212 appunto per fare analisi tecnica, la faccio su TradingView, preferisco farla qua. Ad esempio, vediamo un po' Shell per dire. Io faccio un pelino di analisi tecnica, non sono un esperto, la faccio solo così per curiosità. Qua avevo tracciato due trend line, ho visto che qua la trend line è stata spezzata e poi ha continuato a baciare con la media a 21 periodi, ma detto questo è solo per pura curiosità. Quindi vi dico, i grafici non li utilizzo. Altre cose, una cosa utilissima per tanti sono gli aerogrammi che trovate qua. Io attualmente ho creato questo aerogramma qua solo per farvelo vedere. Io personalmente non li utilizzo perché? Perché lo trovo uno strumento utilissimo, però io preferisco, essendo che investo ogni settimana, mi sarebbe comodissimo il fatto di investire in determinate azioni autonomamente. Il problema, secondo me, di questo aerogramma qua è il fatto che una volta che voi avete impostato le percentuali, supponiamo che io all'inizio avessi impostato una percentuale del 3% di NIO. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso in cui NIO crescesse così tanto e salisse oltre il 3%, non investirebbe più in NIO automaticamente, mentre magari io vorrei farlo ancora. È per quello che io personalmente non utilizzo l'aerogramma, però so che tantissima gente lo fa e molto probabilmente inizierò ad utilizzarlo solo per fare un piano d'accumulo su alcuni ETF. Quindi state sintonizzati che molto probabilmente uscirà un video a riguardo. Farò magari un piano d'accumulo di
5 o 6 ETF e investirò ogni settimana su quelli lì tramite gli aerogrammi. Su quelli secondo me sono molto molto utili. Un altro limite dell'aerogramma è il fatto che si possono detenere solo 50 azioni all'interno del, appunto, dell'aerogramma, cosa che io non faccio. Io ho circa 54 azioni, se non ricordo male, e c'è qualcuno che è in disaccordo, c'è qualcuno che è in accordo con me sul fatto che sia troppo diversificato o il giusto diversificato. Semplicemente è la mia strategia, voi fate cosa volete, però detto questo, ognuno ha la propria strategia. Un'altra cosa molto interessante è che c'è una sezione video che trovate qua, dove vi reindirizzerà a YouTube, vi permetterà di andare a magari guardare video tutorial su come magari iniziare ad investire. Qua vedete, vi crea il link, vi apre il link di YouTube e qua potete vedervi e seguirvi magari delle vostre lezioni. Secondo me è una cosa molto interessante. Altra cosa qua, vabbè, potete trovare tutte le notifiche, ad esempio quando magari qualche vostra azione arriva il price target che volete, potete fissarvelo e vi arriva la notifica sia sul telefono sia volendo anche sul computer. Un'altra cosa che guardo spesso è il calendario, che vi parla di tutti quegli avvenimenti economici che possono di fatto influenzare o meno l'andamento del mercato. Ad esempio, se sappiamo che ogni giovedì esce l'unemployment rate in America, questo calendario qua ce lo dice. Poi potete fissare cosa avete piacere di vedere o no. Io so che magari voglio vedere solo cose molto importanti e solo cose che impattano magari l'euro e il dollaro, e quindi mi andrò a selezionare solo quelle cose che mi interessano. E quindi mi va a selezionare appunto le cose che vanno a influenzare euro e dollaro. Oltre a questo, una cosa che mi fa impazzire di Trading 212 è il fatto che vi potete iscrivere alla Trading 212 Community. Io sono iscritto. Tante volte vado a vedere quali sono le novità che stanno per uscire. Ad esempio, il fatto che fosse uscita la beta, magari tantissimi di voi magari non lo sapevano, anche gente che utilizza Trading 212, ma è uscita qua un po' di tempo fa, l'avevo scoperto, avevo anche commentato. È uscito questo articolo qua, da appunto dei moderatori, cui dicevano che era stata sviluppata questa beta qua, e per partecipare basta semplicemente cliccare sul link e provarla. Da quel momento lì mi sono sempre trovato bene con la beta, ho continuato a utilizzare quella. Una cosa che mi fa impazzire di Trading 212 è l'assistenza. Io vi posso assicurare che ogni volta che ho provato a cercare un utente che mi offriva assistenza in diretta, quindi subito, l'ho trovato in meno di 30 secondi. Bastava cliccare qua, tac, assistenza tecnica, mi pongo la domanda e mi trova subito, e dico subito, l'assistente. Tante volte mi è servita l'assistenza e su quello non posso dare meno di 5 stelle su 5, sono veramente top in assistenza. Io penso di avervi fatto quella che è un po' la panoramica generale. Io vi consiglio, magari se avete ancora qualche incertezza, di andare a vedervi i video, come vi dicevo, di Karim e di Darko. Detto questo, poi se avete piacere di supportare il canale mio, tramite il link in descrizione potete riscattare un'azione gratuita di un valore massimo di 100 dollari, e quell'azione lì la riscatterò anche io. Spero che questo video vi sia stato utile, vi lascio a qualche altro mio video, se avete piacere di lasciare un bel like, un commento, mi farebbe molto piacere. Bella ragazzuoli!